dimmi qual è il nome di sta crew che te spacca. Tutti insieme roba coatta. Dimmi qual è il nome di sta crew che te spacca. Tutti insieme roba coatta. Dimmi qual è il nome di sta crew che te spacca. Tutti insieme roba coatta. 8, 9 agosto, sagra del coatto. Turi, squarta, piotta, questo è il fatto. Il fattaccio, lo spaccio della roba. Pischie, ora magna testa sboba. Se la calcia è sporca un muratore, ma dimmi come cazzo si macchia un porno attore. Generazione, stile sorcino, fedele alla linea io. Ovviamente di luoghi storici di Roma a cui sono legato per motivi musicali ce ne sono parecchi. Agli inizi sicuramente, come insomma penso tanti di noi, la scuola, in particolare il liceo, insomma, che nelle città come Roma sono dei licei con migliaia di persone, per cui un po' ci sono tutti un po' i fermenti e anche le nicchie sia culturali che artistiche che politiche che musicali, per cui c'era un po' una piccola scena punk, c'era la scena reggae legata ai Villa da Posse che stavano anche loro al Giulio Cesare e tra di loro Brusco. Ci sono anche elementi invece legati al rap, come me e come Danno dei Colli del Fomento, che non andava al Giulio Cesare ma andava all'Avogadro, che è una scuola vicina, un po' più piccolina, e dove lui insomma anziché all'uscita rimanere là fuori veniva al Giulio Cesare perché c'era più fermento, forse più pischelle. La giungla, un afro spromontano parrucca come Arnold e Willis, col cazzo che ti suono gratis. Quaglio Io Players, quelli Crusaders, il vero funkettone e tu il calabrese. Quindi sì, preferiva, e in quell'occasione ho avuto modo insomma di conoscerlo e ci scambiavamo insomma le varie dritte, ascolta il disco di quello, ascolta il disco di quell'altro. Lui aveva cominciato a rappare e anche io avevo un taglio molto post tra virgolette all'epoca, cioè comunque andavo ogni giovedì a Forte Prenestino che c'era Lampadred dei Wallofa che metteva i dischi, e nell'andare là ho scoperto questi microfoni aperti, cioè che per me era una novità, cioè il fatto che comunque chiunque poteva andare lì, prendere il microfono e suona strumentale, rappare quello che voleva. Non c'era ancora insomma il concetto del freestyle, per cui io scrivevo dei testi sui banchi di scuola e poi ogni due giovedì, perché era quindicinale, andavo lì e li cantavo. PlayStation Overdrive fino a Lugano, se legalize Roma a Milano, fino al confine, contrabbando di fumo e di rime, dinamite più esplosiva come il groove di questa vibra, per ogni loop quante rime hai, e you don't believe the hype. PlayStation. Giulio Cesare, il quartiere Trieste, Salario Trieste, dove abitavamo un po' tutti, o meglio io non abitavo lì, abitavo a Nuovo Salario, però di frequentazione, andando a scuola lì, avendo mia nonna che abitava a Porta Pia, bazzicavo sempre villate dintorno. E poi in seguito invece i luoghi cambiano perché c'è anche un'evoluzione insomma di questo gioco, cioè questo gioco diventa un hobby un po' più serio. Simone e Massimo conoscono Ice One, che è un nome storico insomma della scena italiana e in particolare proprio diciamo guru della scena romana, perché è stato uno dei primi a Roma a fondare tutta la scena. Personaggio carismatico anche sia nell'aspetto fisico diciamo che in quello artistico. Entriamo in contatto con lui e fondiamo quella che è la Taverna Ottavo Colle Roma, cioè che comprende Piotta, che nel frattempo io ho assunto questo, il mio vecchio nome era Zano T, perché io mi chiamo Tommaso Zanello, quindi Zano T, anche perché facevo il DJ, quindi era un po' un nome così che andava di moda, Giotti, Vannelli, Giovanotti, queste cose qua, e invece assumo il nome di Piotta, e il Danno appunto Danno, Massimo La Beffa, Sebbi vabbè, Ice One, resta quello, loro diventano i Colle del Fomento, c'è Ice One e c'è Piotta, giriamo un po' tutti insieme, ognuno col proprio stile, il mio magari un po' più scanzonato e caciarone, il Colle un po' più hardcore nel senso un po' cupo del termine, i Swan diciamo un po' con quel gusto più funk anche insomma del electro, soprattutto delle cose old school.
pesante e fodente. Vieni dove sto col tuo show discutibile, ma oggi che il microfono è aperto per tutti, non smettere tanto. La natura fa in maniera che tu distingua la congiura dei falliti con la stessa lingua. Impedisce che fingano, giocano al freestyle stile libero. Io mi alleno su un cazzo di pungibo. Mettici il veleno e poi saprai, siamo primo grandi sguarabiota. Tu dimmi che cazzo fai, roba potente. Gente senza propellente viene dal qui presente, perché ne ha bisogno urgente. Questioni che non sollevo, ma obiezioni di chi non ha mosso un dito, non hanno rilievo. A me non pare che tu puoi competere. Tutta questa scena romana, di cui noi diciamo siamo la punta dell'iceberg, ma che comprende gruppi comunque importanti, che magari poi verranno dopo in seguito, si ritrova in un luogo che adesso non c'è più, un locale che non c'è più, cioè esiste il locale come nome ma non è quello dove stava, che era in Via La Marmora ed era il famoso Circo degli Artisti, dove noi settimanalmente avevamo la nostra serata, dove c'era il DJ che metteva i dischi, i ragazzi che facevano i loro pezzi, e soprattutto mensilmente c'era un grande concerto che si chiamava Core de Roma, per giocare sul fatto hardcore più insomma appunto la veracità del tavernello e del vino dei castelli, e tutti i gruppi insomma romani si incontravano. E tra i tanti gruppi che ci sono, per esempio, oltre appunto abbiamo detto Colle, Piotta e Swan, sicuramente i Corveleno, che poi è un altro gruppo storico della capitale, che tra l'altro sta andando molto forte adesso, e che io insomma nel mio piccolo ho contribuito anche a lanciare coproducendoli, come sto facendo con altri gruppi per la mia etichetta che si chiama La Grande Onda. Quale carisma qui dove ogni aforisma provoca un sisma. Si sa che è uno scisma con chi del rap fa dogmatica. Vedo scudo inversa, panna a fanculo a Fatima. Capita, ma io come l'UX non cerco più colleghi. Rude G Max, primo B e grandi numeri. Memory di un filo intrecciato nel passato, un patto stretto con gli occhi di ogni alleato. Ma l'idea di fondo comune era quella di portare innanzitutto dei nomi che uscivano da Roma, che è una città importante, però fino a quel punto a livello di pop non è che aveva sfornato grandi nomi. Invece c'era Next One a Torino, gli Articolo a Milano, i Sottotono che già bazzicavano, gli OTR con la Pina, per dire il nord Italia. Poi per rimanere internos, l'UX dall'Abruzzo, menti criminali da Asco e dalle Marche. Modo locale, centrale, tramite agenzia immobiliare, non te lo voglio neanche dire, puoi immaginare. Assalti frontali da Roma. Mo vado, voglio andare pure un po' più giù a sud, però a sud era più legato al, anche se eravamo tutti accomunati nelle famose posse, i Su Sound System nel Salento, e i Sarazza in Sardegna. Molti erano ragazzi che studiavano fuori, per cui che ne so, l'Isola Posse e lo Star di Bologna, in realtà erano ragazzi un po' chi del Salento, chi di Bologna, chi della Campania. Praticamente l'idea appunto di far uscire nomi da Roma e soprattutto di farlo con un linguaggio che fosse quello che usavano i ragazzi a Roma tutti i giorni, per cui anziché fare come facevano un po' al nord, che erano un po' b-boy svizzeri, cioè io WhatsApp motherfucker che non lo capisco, ma invece usare delle parole del linguaggio quotidiano dei ragazzi di Roma, cioè quelle che noi usavamo, per cui bella, come te butta, che stai a fa, andiamo là, spacca, che tra l'altro a livello di rap si prestano molto, perché c'è lo stesso concetto dell'inglese, cioè di andare un po' a troncare il finale della parola, per cui c'è tutti questi finali, spacca, magna, fa.